Ciao, ciao, buongiorno. Che bella luce che c'è stamattina. Ben ritrovati alle chicche formative. Inizio del secondo mese di pandemia. Alcuni di voi stanno migliorando, io sto notando questo, alcuni hanno fatto fatica un pochino a partire. Però adesso pian pianino li vedo migliorare. Ieri sera, proprio tardi, era quasi mezzanotte, ho visto il video di uno dei consulenti che seguo, un po' meno imbacallito rispetto al primo video che ha fatto, però man mano io miglioro, miglioro e miglioro. Certo che se non parti mai, non migliorerai mai, quindi alcuni di voi hanno iniziato un mesetto fa, si sono resi immediatamente conto che la situazione si sarebbe protratta nel lungo periodo e quindi hanno cominciato a seguirmi, no? A seguire passo passo le indicazioni che stavo dando. Altri invece sono ancora lì fermi. Io, essendo una frequentatrice dei social abbastanza assidua, vedo chi di voi. Alcuni arrabattandosi, ok? Alcuni sbagliando completamente la comunicazione, però stanno magari tentando timidamente di approcciarsi in una maniera differente. Altri sono molto più avanti, quindi stanno adesso il 16 ci sarà il webinar sui salotti finanziari digital, quindi prima edizione. In assoluto dedicata a quelle che fanno già coaching, quindi loro saranno i primi che partiranno con questo nuovo format. Dopodiché vedremo gli altri. Io quello che non riesco proprio, mi si accappona la pelle, è vedere questi salotti finanziari fatti in diretta Facebook al buio. L'altro giorno ne ho visto uno con le slide proiettate sul muro, praticamente di casa. Il consulente che parla totalmente al buio, che era una delle regole che io ho scritto, credo, nel libro sui salotti finanziari, credo di averla scritta almeno 50 volte. Non state al buio, non state al buio, non privilegiate le slide rispetto a voi. Bene, già la formula Facebook diretta sui salotti finanziari è una cagata pazzesca, peggio della corazzata Potemkin, ok? Pazzesca, è un errore gravissimo, una stupidaggine. Poi in più lo fate al buio, parlate al buio, voi non vi si vede, si vedono in lontananza delle slide scritte male, sgranate. Ma no, 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 non si deve fare questa cosa. Chiunque vi abbia incitato a fare sta cazzata, per favore, non ascoltatelo. So che girano dei video in cui vi si dice che questa è un'idea geniale, ecco, non lo è un'idea stupida, fatta male e se dovete proprio farla, fatela con i dovuti crismi, così è sbagliato, ok? Quindi, come dicevo, alcuni sono partiti, altri invece stanno facendo pizzette, stanno facendo aperitivi sul terrazzo, flash mob. Forza ragazzi, abbiamo davanti minimo un altro mese. Quindi chi è già partito un mese fa adesso è avanti, chi deve partire oggi deve, come dire, andare un po' più alla rincorsa. Però, come vi ho detto, ho creato un mese fa il protocollo, due protocolli, quello basico e quello avanzato. Quindi chi è già avanti può fare l'avanzato, il Pandemic Business Coaching. E quando mandavo le mail un mese e mezzo fa, prima che succedesse tutto questo casino, alcuni di voi si sono pure offesi, hanno detto, sciacallo. Tu stai cavalcando un'onda per fare dei tuoi guadagni, ma io vi stavo avvisando un mese e mezzo fa che sarebbe cambiata la solfa e che dovevate darvi una mossa, ok? E alcuni si erano offesi, dicevano tu, io non ho bisogno, vabbè, stai lì allora, casa tua fa pizzette, fai come te pare. Però chi mi ha ascoltato invece adesso è a metà dell'opera. Ok, andiamo avanti, abbiamo almeno purtroppo un altro mese davanti. Non vi garantisco di non avere un altro crollo alla Barbara d'Urso da qui alla fine del prossimo mese perché ci sono dei giorni in cui mi sento più provata del solito e immagino che succeda anche a voi. Però quello che mi tiene ancorata al presente in attesa del futuro è quello di
cercare di trovare idee ogni giorno per aiutarvi a svolgere al meglio la vostra professione, di cui tecnicamente non so nulla e non mi azzardo neanche a mettermi a parlare, però a livello di comunicazione, di strategie, credo di saperne due righe in più, ok? Ciao, ci vediamo domani. Addio piacendo. Anzi, no, domani sì. No, no, domani mattina ce la faccio. Ho comunque un altro webinar sulla piattaforma di mobile marketing, che è quella che permette di raggiungere il 100% dei possibili prospect. Ciao ragazzi, vado giù col cane. Ciao.